I'm not gonna write you to stay. Lei si occupa all'interno dell'Istituto Tecnico Commerciale di Santo Stefano di Camasa di una nuova materia. E che ci può dire esattamente qual è l'insegnamento? L'insegnamento si chiama Arte e Territorio, è forse tra le discipline che sono state inserite quest'anno all'Istituto Tecnico Commerciale Florena era la più ardua da far coincidere, perché è la più artistica, anche la più umanistica, e quindi innestarla in un corso di studi prettamente tecnico non era molto facile, però adesso che siamo a metà del percorso possiamo dire che l'esperimento è riuscito. Questo insegnamento è stato proposto per dare ai ragazzi che frequentano l'istituto, segnatamente la classe prima e la classe terza, almeno le nozioni di base sul nostro territorio, con particolare riferimento all'arte, come dice la materia stessa, intesa da noi come un veicolo di messaggi che le persone che hanno abitato Santo Stefano di Camastra, ma anche gli altri paesi che poi costituiscono il bacino di utenza anche dell'Istituto di Istruzione Alessandro Manzoni nella sua interezza, hanno vissuto appunto in questi luoghi e hanno lasciato dei messaggi attraverso magari le chiese, i palazzi, le statue, i dipinti, ma anche attraverso il paesaggio inteso nelle sue bellezze naturalistiche. Quali sono gli sbocchi occupazionali che un insegnamento del genere può dare all'alunno? Sicuramente oggi si parla molto di marketing, del turismo, quindi cercare anche di vendere il nostro territorio come un prodotto, non nell'accezione più brutta, quindi lucrosa, ma nell'accezione più alta, quindi di fare conoscere il nostro territorio. Infatti questo insegnamento nasce innanzitutto per dare queste nozioni a chi, come ho detto prima, questo territorio lo abita, e in modo tale da poter poi trasferire queste nozioni, questi saperi, questi insegnamenti ai fruitori di questo territorio inseriti all'interno di un circuito turistico molto ampio. A love song, 'cause you tell me it's make or break in this. Is that why you wanted a love song?